La Casa del Popolo di Carbonia, dopo 2 anni dalla sua inaugurazione, non contenta dei pregevoli risultati raggiunti, rilancia con un nuovo progetto, la realizzazione di un parco pubblico nelle adiacenze della sede dell'associazione, perché gli abitanti possano riappropriarsi di uno spazio che oggi è in totale abbandono e frequentato da persone che vivono in uno stato di disagio sociale. Il progetto sarà ufficializzato a gennaio con l'avvio di una raccolta fondi e l'organizzazione di un grande evento che vedrà coinvolti persone del mondo della politica e della cultura a livello nazionale. Inoltre, dal prossimo anno, la storica libreria Lilith di Carbonia si trasferirà dalla sua sede di via Satta proprio in via Barbagia, a fianco alla Casa del Popolo, e insieme condivideranno progetti culturali, seppur nella reciproca autonomia. 2 anni dalla nascita della Casa del Popolo, con grandi iniziative in questi 2 anni, organizzazioni, laboratori, incontri, e dopo 2 anni la Casa del Popolo rilancia con questa nuova iniziativa. Sì, noi non ci vogliamo fermare, vogliamo rilanciare la nostra attività. La Casa del Popolo, come dicevi bene, è attiva da 2 anni. In questi 2 anni abbiamo fatto tanto per la città, per il quartiere, iniziative di carattere sociale, di carattere culturale, di elaborazione politica senza dubbio. Però non ci accontentiamo, noi capiamo che insomma c'è un momento di crisi sia diffuso sul territorio nazionale, ma anche nella nostra città. Sappiamo l'importanza che ha l'aspetto della socialità, della solidarietà, della cultura per poter uscire da questa situazione e quindi vogliamo rilanciare la nostra attività. In un momento di difficoltà la rilanciamo. Come la rilanciamo? A breve proporremo un parco, diciamo, la realizzazione, il recupero di un'area abbandonata per la realizzazione di un parco pubblico da restituire al quartiere, alla città, proprio nella zona prospiciente, diciamo, vicina alla Casa del Popolo, al nostro edificio. Sarà un luogo per il quartiere, per la città, per il quale noi chiediamo naturalmente anche l'aiuto, perché abbiamo bisogno, questa operazione, per essere fatta ha necessità di tanto aiuto, tanto bisogno, quindi chiediamo a tutte le persone che hanno voglia di impegnarsi di venire qui, darci una mano, sia a livello di volontariato che a livello economico, se possono. Anna Lai della libreria Lilith, la storica libreria di Carbonia, dopo 35 anni decide di lasciare i locali di Via Satta per trasferirsi a fianco della Casa del Popolo qua in Via Barbagia. Come mai questa operazione? Perché la libreria, così da sola, così come tutte le librerie delle donne che sono nate negli anni in cui siamo nate noi, ha bisogno di trasformarsi, sia perché il tempo è passato e quindi ci sono stati cambiamenti, sia perché le persone che l'hanno fondata hanno raggiunto, abbiamo raggiunto insomma una certa età. E quindi ogni libreria che è nata in quel periodo tende a muoversi sulla base delle risorse che si ritrova intorno, ecco, chi si trasforma in centro di documentazione come la Libreria delle Donne di Cagliari, chi diventa altra cosa, chi rimane cerca di rimanere in libreria come il nostro caso, cercando di fare in modo che sia una libreria gestita non da una sola persona, ma da gruppi di persone che portino la loro esperienza, che abbiano anche la volontà di fare il lavoro volontario, perché la nostra libreria è stata sempre caratterizzata appunto dal fatto che è il lavoro completamente volontario e che voglia fare di una libreria un centro. Le librerie che tendono ad essere solo librerie o sono grandi librerie e in grandi città oppure non reggono. E allora un centro che svolga anche altre attività. Ecco, noi pensiamo quindi qui in questo nuovo locale di lavorare col quartiere, ma di lavorare con le scuole così come abbiamo lavorato fino adesso, però siccome c'è anche più spazio di fare anche laboratori all'interno della libreria, che per il momento non abbiamo mai fatto perché non avevamo il posto, ecco, non avevamo il locale adatto. Quindi laboratori, anche feste del libro, proprio
per il quartiere, ecco. Attività che qui è più facile fare proprio perché c'è più spazio, e se poi si realizza l'aspetto appunto del parco fuori, sicuramente le attività potranno essere anche molto più nuove, molto più divertenti, soprattutto per i bambini. Matteo, quindi grandi risultati ottenuti sino ad ora, ne volete raggiungere chiaramente di nuovi, diamoci un appuntamento, nel senso che adesso parte questo progetto anche del parco e questo connubio anche con la libreria Lilith, diamoci un appuntamento e i risultati che volete ottenere. Sì, l'appuntamento è per fine gennaio, noi abbiamo intenzione di organizzare un grande evento per il lancio del progetto del parco, coinvolgendo esponenti di carattere nazionale del mondo del giornalismo, della cultura, anche della politica, che verranno qua e insomma daranno il loro supporto a questa iniziativa che è molto importante. Noi ci crediamo tanto, stiamo già lavorando a una grande campagna di comunicazione in questi giorni, che coinvolge insomma le persone che conosciamo, che girano intorno alla Casa del Popolo, ma se ci sono persone che vogliono darci una mano, ecco, li invitiamo a venire qui in questi giorni alla Casa del Popolo, presentarsi, offrirsi come volontari o volontarie, e noi siamo lieti di accogliere chiunque possa avvicinarsi qua. Siamo aperti dal martedì al sabato dalle 4:30 sino alle 7:30, alle 8:00.